Dieseltecnica 2020-2021 si parte, anche se con i giri del motore forse un po' contenuti. Non lo si direbbe, per la verità, osservando l'entusiasmo e la foga con cui quasi tutto il gruppo, mancano soltanto Barauskas ed Ambrosano, ha affrontato il primo allenamento, che in realtà è poco più di un rodaggio all'interno della struttura ricavata allo stadio Osvaldo Rossi di Sala Consilina. Un roster che è stato largamente riconfermato dalla dirigenza biancazzurra, che pure ha dovuto registrare le defezioni di Sileikis e di Luca Fabiano, ma a coronare comunque l'impegno dei Blue Boys sul mercato è arrivato il nome più pesante, quello di Taylor Garcia, il giocatore cubano che sarà sicuramente il valore aggiunto del gruppo, che per il secondo anno consecutivo sarà guidato da Aldo Festinese. In questi giorni all'interno del telegiornale ascolterete le voci di tutti i protagonisti dell'avventura, sia sul campo, sia dietro la scrivania, sia in panchina. Che cosa l'ha spinta, insomma, a restare a Sala Consilina? Innanzitutto l'affetto e la stima che provo per la società, perché grazie a quest'anno, questo quasi anno passato insieme, ho avuto modo di conoscerli e sono delle bravissime persone. E come seconda motivazione la voglia di far bene, meglio dell'anno precedente, e di provare a strappare il titolo. Come riuscire a farsi trovare pronti nel momento in cui ci sarà il via libera per iniziare ufficialmente la stagione con il precampionato e poi con le prime partite ufficiali? Allenandosi, avendo voglia, guardando già da oggi, guardando già l'obiettivo, cioè vincere il campionato senza lasciare alibi, senza dare scuse a nulla e a nessuno, in primis per noi stessi e poi per la città. Come affrontare al meglio una stagione che è sicuramente sentitissima da tutta la squadra, considerato anche il grande valore dei giocatori che compongono la rosa della Dieseltecnica 2020-2021? Sicuramente sarà molto importante per la squadra essere sempre unita, e comunque per me, che sono l'anno scorso mi è stata concessa una grande occasione, sono molto contento che quest'anno sono stato riconfermato. Sicuramente sarà da parte mia tutto il mio sforzo possibile per aiutare la squadra ad arrivare al traguardo, che quest'anno è molto importante. Ecco, un giovane cosa può dare a un gruppo che ha comunque tanta esperienza? Sicuramente può dare la freschezza di noi giovani, anche a affrontare gli allenamenti spensierati, soprattutto, e giocare soprattutto sempre al massimo possibile della propria forma, per aiutare anche una squadra ad allenarsi in modo più duro possibile per poi arrivare al punto della stagione molto carica e molto combattuta.